di stoccaggio delle armi nucleari sull'isola di Shadow Moses nell'arcipelago delle isole Fox in Alaska è stata attaccata e catturata dal corpo speciale Next Generation sotto la guida di membri della Foxhound. Pretendono che il governo consegni loro i resti di Big Boss e minacciano di lanciare un'arma nucleare se le loro richieste non saranno soddisfatte nel giro di 24 ore. La missione avrà due obiettivi. Per prima cosa, dovrai salvare il direttore della DARPA, Donald Anderson, e il presidente della Armstead, Kenneth Baker. Entrambi sono trattenuti come ostaggi. In secondo luogo, dovrai investigare sulle reali possibilità dei terroristi di lanciare un attacco nucleare e, nel caso fossero in grado di farlo, fermarli. Come farò a entrare? Ci avvicineremo al centro di stoccaggio sott'acqua. E poi lanceremo un VCN monoposto. Quando sarai arrivato il più vicino possibile, ti libererai del VCN. Da quel punto in poi dovrai nuotare. L'unità delle forze speciali ad alta tecnologia, Foxhound, i tuoi vecchi compagni, che una volta comandavo io. Allora sono ancora in circolazione. Ci sono sei membri della Foxhound coinvolti in questa azione terroristica. Psycho Mantis, con le sue potenti abilità psichiche. Sniper Wolf, la bellissima e mortale tiratrice scelta. Decoy Octopus, maestro dell'inganno. Vulcan Raven, gigantesco sciamano. E Revolver Ocelot, specialista in interrogatori e formidabile pistolero. E per ultimo, il comandante, il leader della Foxhound, Liquid Snake. Liquid Snake. L'uomo con il tuo stesso nome in codice. La struttura di stoccaggio delle testate occupa l'intera isola. Riceverai istruzioni via codec una volta raggiunto l'obiettivo. Ci sarà qualcuno con me. Come al solito, questa missione prevede un solo infiltrato. Armi ed equipaggiamento PSP. Esatto. Questa è un'operazione coperta top secret. Non aspettarti alcun appoggio ufficiale. È passato di tempo, Snake. Dovevo immaginare che c'era lei dietro tutto questo, colonnello. Non si accoglie così un vecchio compagno d'armi, Snake. Che cosa vuole da me? Ti ho semplicemente invitato qui per discutere. Invitato? Mi avete fatto prelevare da soldati armati. Mi spiace per i metodi rudi che abbiamo dovuto usare, ma siamo nei guai e solamente tu ci puoi tirare fuori. Mi sono ritirato dalla Foxhound. Lei non è più il mio comandante e io non devo più prendere ordini da nessuno. Accetterai questa missione, lo so. Scusami. Chi è questa? La dottoressa, Naomi Hunter, capo della sezione medica della Foxhound ed esperta di terapia genetica. Sei una militare? No, sono civile. Sono stata mandata qui dall'ATGC. Piacere di conoscerti, Snake. Non ti preoccupare, non sentirai alcun dolore. A che cosa serve? Chi c'è? Hai paura delle punture? Snake, sta a sentire. La situazione è precipitata 5 ore fa. Truppe dotate di armamento pesante hanno occupato Shadow Moses, un'isola sperduta a largo della costa dell'Alaska. Quali truppe? Il corpo speciale Next Generation, guidato da membri dell'unità Foxhound. Eh? Hanno inviato a Washington un'unica richiesta e hanno minacciato, nel caso non venisse accolta, di lanciare un'arma nucleare. Un missile con testata atomica? Già, vedi? Quell'isola è la sede di una struttura segreta per lo stoccaggio delle testate nucleari. La Foxhound si è impadronita di un'arma nucleare. Ora potrei capire quanto sia seria la situazione. La missione avrà due obiettivi. Per prima cosa, dovrai salvare il direttore della DARPA, Donald Anderson, e il presidente della Armstead, Kenneth Baker. Entrambi sono trattenuti come ostaggi. Sono ostaggi molto importanti. In secondo luogo, dovrai indagare sulle reali capacità dei terroristi di lanciare un attacco nucleare e, nel caso fossero in grado di farlo, fermarli. Qualche domanda, Snake? Domande? Non ho ancora accettato questa missione. Bene,
potrai decidere meglio con un quadro più preciso della situazione. Mi parli della struttura di stoccaggio delle armi nucleari? La struttura comprende una base sotterranea corazzata. Anche con i nostri migliori strumenti di osservazione non siamo in grado di dire cosa accade al suo interno. E così qualcuno deve infiltrarsi, raccogliere informazioni e tornare al rapporto. Sembra un film di spionaggio. Come farò a entrare? Beh, un arrivo per via aerea non è possibile. Non con la tormenta che infuria là fuori. Ci avvicineremo alla struttura di stoccaggio sott'acqua. Avvicineremo? Esatto. Fino ad alcune miglia. Il complesso è dotato di un sistema di rilevamento sonar. Potrebbero captare il nostro motore o il rumore di propulsione. Poi? Lanceremo un VCN monoposto. Lanciare? In pratica è un siluro, ma senza un proprio sistema di propulsione. Quando sarai arrivato il più vicino possibile, ti libererai del VCN. Da quel punto in poi dovrai nuotare. Volete che nuoti nelle acque gelide dell'Alaska? Non ti preoccupare, questa tuta rappresenta il meglio della tecnologia politermica. La struttura di stoccaggio delle testate nucleari occupa l'intera isola. Riceverai istruzioni via codec una volta raggiunto l'obiettivo. Ci sarà qualcuno con me? Come al solito, questa missione prevede un solo infiltrato. Armi ed equipaggiamento PSP? Esatto. Questa è un'operazione top secret. Non aspettarti alcun appoggio ufficiale. Quanto tempo abbiamo? 24 ore. Hanno detto che lanceranno dopo 24 ore. Hanno detto anche quale sarà il bersaglio? Finora non ne hanno ancora parlato. E quando è iniziato il conto alla rovescia? 5 ore fa. Colonnello, a nome di chi sta parlando? Rappresento il governo degli Stati Uniti, naturalmente. E chi è il comandante in capo di questa operazione? Il presidente degli Stati Uniti. Il che significa che proprio ora il presidente sarà in riunione con i suoi consiglieri nello studio ovale, giusto? No, attualmente sono tutti collegati tramite videoconferenza. Se si tratta di una vera testata atomica, perché non emettono un COG? Non ancora. Il segretario alla difesa ha il controllo operativo ed è costantemente aggiornato sulla situazione. Se dopo che ti sarai infiltrato ci confermerai la loro capacità di lancio nucleare, sarà emesso un COG. Beh, se non si sono ancora trasferiti nel rifugio antiatomico sotto a Mount Washington, presumo che per ora non ci siano grossi motivi di preoccupazione. Di questa faccenda si occupa anche l'Agenzia per la Sicurezza Nazionale? Sì, insieme alla DIA, l'Agenzia di Intelligence della Difesa. La DIA comincia ad avere un brutto presentimento. Ci forniranno del supporto. Non ci servono dei commedianti. Ci serve uno specialista in armi nucleari. Naturalmente. Questo specialista è già stato distaccato presso di noi.